Il Partito Democratico continua la sua opera di vicinanza alla vertenza OMA che riguarda tutta la Val Pescara, oltre 320 dipendenti, oltre 78 interinali tra naturalmente la Val Pescara e la Toscana. È di ieri la notizia dell'esercizio provvisorio per 3 mesi, fino a che aziende locali o non locali rilevino la OMA. Naturalmente siamo felici per questo risultato che abbiamo ottenuto, siamo felici dell'intermediazione anche della signora prefetto della provincia di Pescara, ma la nostra richiesta continua per fare in modo che questi 3 mesi non scorrano inutilmente, ma che ci siano nuove commesse che possano rendere appetibile la OMA. È per questo che abbiamo rivolto una lettera al senatore D'Alfonso per la sua intermediazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Vice Ministro Morani affinché ci sia un tavolo il prima possibile e che a questo tavolo magari si possa sedere anche Nuova Opinione, che è la principale committente di OMA. Quindi naturalmente l'opera dell'intermediazione politica del senatore D'Alfonso, del Partito Democratico, ma soprattutto il fare in modo che nuove commesse possano arrivare per sollecitare un pochino anche la classe imprenditoriale della Regione Abruzzo affinché con orgoglio rilevino questa società che è molto importante per la Val Pescara e per il nostro tessuto economico.